Penso che sia stato e sia molto importante aver portato i 3 punti a casa, che alla fine è sempre l'unica cosa che conta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, una buona prova sotto tutti gli aspetti, mentale, tecnico, di veemenza, di furia, di atteggiamento, quindi molto bene il primo tempo. Secondo tempo un peccato perché una disattenzione ci può stare in tutte le categorie, ci può stare concedere e commettere una disattenzione. Sicuramente dobbiamo essere molto più bravi poi dal punto di vista mentale, della personalità, di rimanere ed essere molto più equilibrati, perché quello poi farà sempre la differenza da qui a fine campionato. Chiedevo sull'arbitraggio qualcosa da dire, lei ovviamente non ha visto la partita come sull'arbitraggio, dicevo, vuole dire qualcosa No, non oppure commento l'arbitraggio, credo sia stato fatto un buon arbitraggio. capito. Le domando, comunque dico, ha visto una buona vicola oggi oppure magari questo pareggio, secondo tempo un po' No, la ripeto, delusa, primo diciamo, già perché voglio tempo, no, ma non dire. c'è delusione, sicuramente primo tempo molto bene, che è quello che ci aspettiamo da questi ragazzi ed è quello che i ragazzi possono e devono fare, e l'hanno fatto molto bene primo tempo. Dobbiamo essere molto più bravi noi, come sempre dobbiamo pensare a noi, sempre, e secondo tempo, ripeto, questo penso anche che arriverà con i risultati, con le partite, anche con un pizzico in più di esperienza, dobbiamo essere più bravi a rimanere equilibrati dentro la partita. Un'ultima cosa, direttore, domenica si va a Paola, saremo lì anche noi di Interforze, così magari ci vedremo di nuovo, anche con l'amica Cuchetti che non si vede riunito, però diciamo, la ringraziamo perché per quello che Certo. fa per noi, le chiedo che partita aspetta, un'altra partita difficile come quella di oggi, perché certamente oggi. Ci aspetta un'altra battaglia sicuramente, come lo saranno tutte, come saranno le prossime 30 partite, più quelle di Coppa Italia, sarà sicuramente una battaglia, dovremo essere sempre, ripeto, bravi noi a farci trovare pronti. E mi aspetto, ripeto, una partita molto, molto dura. Allora, con noi Maurizio Panarello, tecnico della Strinese Calcio per Interforze Città di Maira e per tutti gli sportivi. Allora, mister, intanto volevo fare una domanda. Un risultato secondo me, forse, io non ho visto la partita purtroppo, però essendo da fuori ho visto un po' di contestazione da parte dei tifosi della Strinese su un rigore, io non ho visto il rigore. Un rigore dato 3 metri fuori area. Ci sono i video della partita, poi magari te lo mando, così lo puoi vedere. Lo Arrivederci, te lo mandiamo mando sul sul messaggio messaggio che se lo vedi perché già hanno tagliato un rigore da 3 metri dato su pressione della panchina della Mezzia perché l'arbitro non aveva dato assolutamente niente perché era 3 metri fuori, non assolutamente niente, aveva dato la punizione come era giusto. Poi sono andati a pressare sul guardalinea, il guardalinea ha dato un rigore inesistente, 3 metri fuori area. Comunque ci sono i video per testimoniare le Poi mie voglio parole. farti una domanda, eravate riusciti a pensare la partita, infatti io se tu hai visto il punto ieri che abbiamo fatto con Fofò, abbiamo detto che la Strinese pure casa è una squadra temibile, infatti anche oggi eravate riusciti a pensare un incontro che sembrava perso 2-2 e poi alla fine questo rigore come hai detto tu Guarda, non è si può arrivato. giocare, così non si può giocare, così non è calcio, questo non è calcio, questo non lo so, non lo so cosa devo dire, non so se hanno già deciso di farlo vincere alla Lamezia e Tomeato, ma se ce lo dicono alla società neanche da spendere Vabbè, ma io soldi non credo che sia per così. le trasferte, ma guarda il rigore, adesso ti mando il video e vedrai il rigore che è Ma stato io ve lo fatto, poi mandiamo, lo sì, manderemo a longo, lo manderemo a longo così, mando, ecco. mandalo a chi vuoi, così vede il rigore che è stato Ma assegnato, non è che è dubbio, è vicino all'area, è dubbio, sono 3 metri, è fuori dalla lunetta il rigore, fuori dalla lunetta dell'area di rigore, è il guardalinea perché l'arbitro ha detto al mio giocatore di non preoccuparsi che ha visto lui, poi il guardalinea su pressione della panchina della Lamezia perché è una squadra. però permettimi una cosa, permettimi. Io non sono d'accordo con il fatto che gli abbiamo già fatto vincere la partita. Io credo che ci E possono stare come pensando. giudichi che dà un rigore 3 Ma metri io non l'ho fuori area? visto, però voglio dire, vado, Allora ecco. prima di parlare, No, dovresti no, chiedere nel senso, però voglio dire, non il penso che sia già del tavolino che la Vivere debba vincere il campionato. Penso che rigore. Non lo sarà. so, questo non lo so. Per dare un rigore come quello di oggi un po' di dubbi ti vengono, Vabbè, però non credo che voglio dire, no? sia Qualche un errore. dubbio ti viene, no? Se vedi il rigore, se tu hai detto che non hai visto il rigore non puoi parlare, No, però dico che sia parla stato dopo, a tavolino, no, è quello. giusto che parli dopo che vedi il rigore che è stato assegnato, perché se è un rigore dubbio in aria allora l'arbitro può sbagliare su un rigore dubbio, ma un rigore che viene dato a 3 metri fuori area, allora prima di parlare, allora prima guarda il video No, ma e io voglio poi essere, giudichi. nel senso obiettivo, voglio dire. Non sei obiettivo, perché se tu non guardi No, l'immagine non però puoi dico, essere no, obiettivo. nel fatto che il rigore ci può essere, che il rigore non ci sia, però voglio dire che sia stato già deciso a tavolino, chi Non lo vince so, il io non ho detto che è stato già deciso, io ho detto che campionato. Ecco quello, ecco. forse
è stato già deciso, perché dare allora, un rigore cioè, capisco no. Che sei di Lamezia no e magari giuro, sei tifoso e ultra della Lamezia, no. Devi essere, se fai il giornalista, allora se no fai ultras Lamezia no. Se sei obiettivo fai il giornalista, essere obiettivo sia per il Lamezia, per lo Stilo, per il Locri, per lo Scalea, si deve essere obiettivo, per se tutti, no uno è un tutti. Ma così non è obiettivo, perché se tu non vedi le immagini e già giudichi, non puoi essere allora guarda le immagini, poi giudichi e poi vedi se ti viene un po' di dubbio. Però Mauri, facciamo forse fraintesi, ho detto che il rigore c'era o non c'era, ho detto che il fatto che era già stato deciso tavolino il campionato un po' di dubbio ti viene a vedere quello. Vabbè, come ci sta il rigore che è stato dato, un po' di dubbio è normale che ti viene. Poi non te ne è stato già giudicato a tavolino, io sono fatti della Lega, quello fa quello che vuole, non c'è nessun problema. Ripeto, siamo una squadra di un paese di 2000 abitanti che fa tanti sacrifici. Venire qua, giocarsela alla pari con una squadra che ha speso, non so, 1 milione, 2 milioni, 500 mila euro, non lo so quanto ha speso, fatti loro, e vedersi rubare una partita così fa un po' male, brucia. Però vabbè, questo ci sta sicuramente, però io non ci sta come è venuto. Ci stava se avessimo perso sul campo meritatamente, come è venuto non ci stava, cioè assegnare un rigore in quel modo, poi magari aveva la punizione che era giusta, corare, poi segnava sulla punizione, nessuno avrebbe detto niente, ma tu da una punizione di 3 metri gli dai il rigore, poi capisce che brucia, no? Fa un po' male, perché la Lega, i giudici, tutti dovrebbero mettersi anche un po' dalla parte degli addetti ai lavori quando finisce la partita.